Sono oltre 100 le sale gioco attive nella città di Napoli e più di 2000 gli esercizi pubblici e commerciali che ospitano slot machine e videopoker. I numeri indicano la diffusione di un fenomeno in crescita che spesso produce dipendenza ed ha ricadute negative sulla collettività e sulle famiglie, con costi sociali altissimi. Per ridurre i rischi connessi al gioco, il Comune di Napoli promuove, anche attraverso campagne di prevenzione nelle scuole, un programma di iniziative che mirano a tutelare i cittadini in condizione di maggiore fragilità sociale. L'obiettivo è contrastare la ludopatia, incapacità a resistere all'impulso del gioco nonostante la consapevolezza delle gravi conseguenze possibili. Un giro d'affari complessivo in questa regione nel solo 2011 di oltre 9 miliardi di euro. Noi scendiamo in campo contro le ludopatie e da questo punto di vista, con una serie di regole che saranno emanate nelle prossime settimane, diciamo no all'ospitare sale da gioco o macchinette elettroniche nei locali di proprietà del comune e delle proprie partecipate. Sosterremo anche economicamente quegli esercizi che decideranno di non ospitare più macchine da gioco nei loro locali, una serie di consulte, di tavoli permanenti di lavoro per monitorare un fenomeno in preoccupante crescita, molto spesso collegato direttamente alla malavita organizzata, per avere suggerimenti, consigli, perché stiamo parlando di una situazione che ci preoccupa e parecchio, soprattutto nelle fasce più a rischio, i giovani e quanti non hanno più un lavoro. La dipendenza dal gioco d'azzardo colpisce in Italia più di 700.000 persone, una patologia allarmante che ha indotto nel 2012 il Ministero della Salute ad inserirla nei livelli essenziali di assistenza. All'azione amministrativa affianchiamo l'azione politica, ovvero sosteniamo e raccogliamo le firme in questa città un progetto di legge teso a regolamentare in modo nuovo l'attività di gioco nelle varie forme nelle quali si esprime, ma soprattutto a dare più competenza al territorio, perché se è vero, come dicono i latini, che il denaro non ha un profumo, in questo caso il denaro delle sale da gioco ha un pessimo profumo.